gioco infinito, lotta senza fine, livelli che costruisco, sassi nelle scarpe, mani sul controllo, occhi sullo schermo, accento nei sogni, la sfida continua. Pixel che bruciano, luci di fuoco, ragazzi urlano con un coro di folli, batter ogni record, sogno di gloria, aggrappato al joystick come un naufrago. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivolo di folli. Battere ogni record, sogno di gloria. Aggrappato al joystick come un naufrago. Io sono Silverio, il gamer italiano. Mai. Notte fonda il gioco, non si ferma. La mia console è un trono nell'oscurità. Frustrazione, vittoria, stessa intensità. Digitale sussulti nei circuiti del cuore. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivoluzione. Correndo nel digitale, cercando il santo graal, urlo al mondo, sono qui, non fermarmi mai. Avanti sempre avanti, il gioco non finisce, tessendo tra me pixel il mio regno infinito. Camera fiere, combattendo la notte, vincendo senza paura nei cori d'acciaio. E amici di YouTube, Fruit Lab, Facebook, ciao a tutti quanti, benvenuti in questa nuova live che andiamo a fare qui con Forza Motorsport 4, dietro, che il quadratino è quello lì. Facciamoci, allora, purtroppo su Forza Motorsport 4 per le gare libere non possiamo personalizzarle al 100%, non possiamo mettere né, come si chiama, né le qualifiche né le categorie delle macchine, volendo sì, però è un po' complicato per metterle. Allora faremo delle gare GT, mi pare GT4, GT3, quello là, faremo un campionato personalizzato minimal, piccolo campionato minimal proprio così. Scusate. E niente, allora, prima di cominciare questo video, da come potete vedere nello sfondo di Forza Motorsport 4, già ho cercato la prima gara e purtroppo mi sono scordato, vabbè, questa è lunga, va bene, anche un giro solo, va bene, poi dopo le altre le aumenteremo un po' i giri. E circuito completo, sono 16,42 km, da come potete vedere tutto quanto.
E niente, ho scelto questa qui come prima gara perché mi piace il circuito, molto bello, paesaggistico, tutto quanto, e penso che chi ha giocato a questo gioco ai tempi se lo ricorderà molto bene. Siamo su Xbox 360 perché poi i Forza Motorsport, questi vecchi, non sono usciti per quanto riguarda le remastered per l'Xbox One, quello lì. E niente, stiamo giocando su Xbox 360 Full HD. Siamo Full HD a 30 fps, così anche il mio faccione. E niente, questo qua, quello lì. Allora, andiamo subito in gara. Mi sono sistemato un mio assetto personalizzato, mi sono fatto, e niente, tanto molto tempo. A proposito, ecco, la macchina sarà un Ferrari 430 GT, sarà la classe, vedete, come R3 763, che ancora non so che cos'è, quello lì. Purtroppo il numero sarà il 62, non sarà il mio 43 solito abituale, quello lì, perché ancora non ho impostato la carriera qui, le livree delle autovetture. Non mi interessa cominciare una carriera, forse una carrierina si potrebbe pure fare, però Allora, Fujimi Kaido, circuito completo, lunghezza tracciato 16,42 km, ambiente tardo pomeriggio, temperatura 20 gradi. Adesso, per entrare dentro la schermata, controllo un attimino anche se ho impostato bene l'assetto, non so se me lo rifà fare perché non mi ricordo se l'ho salvato. Allora, andiamo a vedere, elaboro assetto. Allora, posteriore, no, me l'ha torto perché infatti è così. Allora, io devo sistemare un attimino qui le barre antirollio. Troppo. Ok, poi le molle anteriori per avere un bel assetto preciso. Purtroppo è un po' lentino, troppo. Dato che qui sono parecchie curvette, sono poi lo smorzamento. Va bene così. Allora, aeronimatica, devo sistemare un attimino la frenata, devo sistemare. Allora, a livello dell'aderenza, non me lo fa fare. Vediamo un po' qua. Manco questa qua me lo fa fare, perché differenziale, decelerazione, lasciamolo così. Qui non me lo fa fare. Ok, velocità anteriore, ok. Allora, smorzamento, lascerò così, altezza da suolo pure, ok, campanatura, convergenza, ok, incidente anteriore, arrivata, ok, lo lasciamo così, lo lasciamo, ok. Applicare l'assetto questo qui, vediamo un attimino se me lo fa salvare pure. Gestione assetto, salva assetto attuale, me lo salvo. Ma poi devi rifammelo un'altra volta, quello lì. Allora, spazio, assetto, opla. Ok. Passo della meccanica, certo. Allora, griglia di partenza, partiamo secondi, partiamo da come potete vedere, e iniziamo la gara. Buona visione, amici. Io mentre gioco cercherò di parlare il meno possibile, cercherò di parlare. GT2. Thank you.
avvolgimento non lo uso. IMV è arrivato. Provo a buttarmi fuori, eh?
Mattarella, dai. Aia, no. Quinta posizione, allora mi salvo le replay, salvo. Allora, andiamo avanti. Vediamo un po' se abbasso un pochettino qui il faretto, eccolo qui, direi di sì che va bene così. Allora, torniamo indietro, andiamo a sceglierci un altro circuito. Io andrei a fare proprio qui Svizzera, le Bernese Alp, 584, sono due giri, invertito, circuito festival, uguale questo, no, cambia un po', 4,96, facciamoci questo qua, dai. 584, vediamo un po', purtroppo non possiamo fare una classifica, fatela voi amici, me li scrivete nei commenti, prima gara, facciamo che sono arrivato quinto, sono 5 punti, mo vediamo qui come arriviamo, al momento l'assetto lo lascio uguale, lo lascio. Non voglio fare questa live tanto lunga, quello lì una mezz'oretta, 40 minuti, faremo un po' qualche circuito così. Ah no, poi neanche i giri ti fa scegliere, te li imposta direttamente lui mi pare. Poi vediamo, eh.
Ambiente, primo pomeriggio, temperatura meno 4, insomma sarà bello scivoloso l'asfalto. Ah, difficoltà della AI, mi pare che sta quella prima del Pro. L'ho impostata, aiuti, qualcosa di solito, un po' di trazione, quello lì, e poi io ho lasciato la cosa. Allora, no, non te lo fa, griglia di partenza, siamo sempre secondi, siamo, l'assetto lasciamo, iniziamo pure la gara, dai. Sempre buona visione, vi auguro. Vediamo un po' se qui riusciamo a fare un po' meglio, eh. Ma è possibile che è lenta la macchina mia, eh? Andato. Secondo giro. Quarti, purtroppo, quarti, quarta posizione, però bella gara, molto bella, imbattuta. Allora mi vado a salvare anche qui i replay, che poi questi replay mi registro a parte, mi ripubblico a parte io. Allora,
Ok, quinti, quarti. Non voglio cambiare macchina perché vorrei terminare questo mini campionato con la Ferrari. Allora, io direi, allora abbiamo fatto le Bernesi, cosa? Io mi andrei a fare quest'altro qui in Spagna, Monsferrato. E poi concludiamo con le ultime due gare che facciamo, ci facciamo proprio dei circuiti in Mugello, ci andiamo a fare un altro circuito. Allora andiamo qui, sono 2,9, 1,74. Ok, 2,9, circuito completo. Ferrari sempre, la F430 GT. Che non è male, dai, come macchina, bella macchina, eh. Purtroppo i tempi di caricamento sono quelli che sono. Vabbè, sono quasi 3 km, non è tanto. Ah, non ho visto quanti giri sono. Vabbè, ora lo vediamo qui tanto, quanto mo comincia. Tanta mattinata, 24 gradi. Non so, forse dovrei abbassare un po' il differenziale, forse dovrei abbassare un pochettino di più il differenziale per dare un po' più di spinta alla Ferrari, però boh, vediamo, dai. Allora, griglia di partenza, non ho visto che abbia tanto, mo vediamo mo qui. Buona visione. Scusatemi se non parlo. Due giri, sono in seconda posizione pure qua. Sta Ferrari lì avanti è una bomba, oh. Queste mazzate che sento dietro. Ancora, c'è la miseria. Cercare di mantenermi sul secondo posto. Secondi, stavolta ci siamo riusciti, va. Allora, prendiamo il replay.
vecchi, devo pure cancellare. Allora, non basta che non mi cancellare prima, vabbè, tanto non controllo. Allora, andiamo al Mugello, come promesso. Eccolo qui, il Mugello, circuito completo. Penultima gara. Poi ne andiamo a fare l'ultima gara. Questa è una mini live registrato di campionato con Forza Motorsport 4, amici. Intanto mi devo controllare qui, in basso e di lato, si scaricano le batterie del microfono wireless che sto utilizzando. Scarperia, Italia, tardo pomeriggio, 22 gradi. Allora, griglia di partenza, primi, si parte primi qui al Mugello. Beh, giochiamo in casa, gareggiamo proprio in casa in Italia. Buona visione, eh? Passiamo dall'interno, mamma mia, tutti e batte che mi stanno a dao. Cordolo. Riusciamo a recuperare un secondo giro, andiamo a mettere scia.
niente, sesti. Sesti. Balzini di colore, me la sistemo un attimino, eh? Ok, forse perché sono troppo distante, allora quello lì prova ad utilizzare lo zoom. Ok, allora, ultima gara, signore e signori, io direi di andare a Nürburgring. Vediamo un po' questo com'è. 20 km. Ed è un giro solo, ci facciamo l'ultimo gara qui a Nürburgring, circuito completo 20 km. Se dovrei abbassare un po' i rapporti, dovrei abbassare pure le marce, boh, ma vediamo. Ultima gara, ultima gara. Coperto, se pioveva mi facevo due risate, però era bello se pioveva. Purtroppo non ti fa un po' sta manco il meteo e niente. Allora, griglia di partenza primi, ok, andiamo, eh. Si va, si va, si va, si va. Controllo un attimo il microfono, controllo. Mi ricordo che guarda dietro. Qual era? Ah, ecco, ok. Mamma mia, come l'ho tenuta! No! Mi hanno buttato fuori! Non riavvolgo, mi dispiace, il bello è quello, Mi hanno buttato fuori! Andiamo, andiamo subito a ricarica, dobbiamo un giro, il circuito è bello lungo. Alambo. Bella e combattuta. La bottarella di... Ti faccio sentire la presenza. Giù a manetta. Vediamo che scia.
grande Sorfano. Grande sorpasso lì, grande. Il nostro amico Silverblock cerca di mantenere la quinta posizione di Nürburgring con la sua Ferrari. Vediamo se riusciamo a prenderci la quarta posizione, anche se non andiamo a podio non fa nulla. Hai sentito? Sono qui. Ho dovuto decelerarli. All'esterno, sì, spigne, esce, chiudi, non sono riuscito a chiuderglielo, bravo però, bravo, ha combattuto bene, riprendersi la posizione, mamma mia, sta Lambo. L'accelerazione mi fregano proprio. C'è un assetto migliore su per quanto riguarda le curve, però troppo bello. Senso di velocità che mi piace proprio nei giochi. Controlla dietro, mannaggia. Li sento, stanno dietro.
catena di freno lì ho giurato alla per forza. No, ho decelerato troppo. Dai che sono distanti, portiamoci a casa questa terza posizione, quinta posizione, voglio dire. Ecco il grande rettilineo qua, mi fregano in velocità. Qua, arrivata. Niente, la Lambo mi ha fregato in velocità proprio all'ultimo, sul rettilineo, non c'è stato niente da fare. Vai via. Che bella gara veramente. Prendiamo i miei telecomandi di controllo per videocamera, questo qui, ve lo faccio vedere, eccolo qui, non è che c'ha un grande zoom proprio, 99% la videocamera, metti zoom, metti a fuoco, l'ho messa a fuoco, questa è buona da lontano, da vicino, vedi inizia a sgranare un po'. Inizia comunque, vabbè, questo qui invece è per quanto riguarda il telecomando della scheda di acquisizione della vermiglia che uso io, la Gamecaptur HD2. Allora, signori, per questo video qui, mini campionato, termina qui per quanto riguarda Forza Motorsport 4. E queste erano le Ferrari che avevo a disposizione, almeno per quanto riguarda queste elaborate, poi ci sono anche le classiche. Quello lì e niente, la totta avevo preso una 599XX, avevo preso per fare sempre molto fuci ma la lentina, quello là. Ok, un bacione, a proposito dei ricordini, allora amici, io vi ricordo sempre di condividere il video, e poi di mettere un bel like sui miei profili, trovate i vari link per quanto riguarda giochi scontati su Instant Gaming. Poi c'è il link per chi mi vuole offrire un caffè, il mio PayPal, e poi niente, questo qua, basta, supportatemi, aiutatemi a crescere su YouTube, un grazie. Allora, un ciao a tutti, al prossimo video. Schermo a 100 nei sogni, la sfida continua. Pixel che bruciano, luci di fuoco, ragazzi urlano con un coro di folli. Batte ogni record, sogno di gloria, aggrappato al joystick come un naufrago. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mira di volo. Come un naufrago, io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivoluzione, correndo nel digitale, cercando il santo graal. Urlo al mondo, sono qui, non fermarmi mai. Il gioco non si ferma, la mia console è un trono nell'oscurità. Frustrazione, vittoria, stessa intensità. Digitale sussulti nei circuiti del cuore. Io sono Silverio, il gamer italiano. Vivo tra i livelli, la mia rivoluzione.
digitale, cercando il santo graal. Urlo al mondo, sono qui, non fermarmi mai. Avanti sempre, avanti, il gioco non finisce, tessendo tra me pixel il mio regno infinito. Camera fiere, combattendo la notte, vincendo senza paura nei cori d'acciaio. Senza paura nei cori d'acciaio.